Sono Cristina del Tedesco, abito a Poggiola e sono un membro del Comitato CASP, Comitato Aretino Stop Puzzo. Come cittadino sono delusa e amareggiata per la situazione che si è creata nel tempo a causa del puzzo. I cittadini hanno potuto portare nell'assise aretina il Consiglio Comunale di Arezzo il loro disagio. Da oltre 2 anni chi abita in numerose frazioni del comune di Arezzo racconta di dover convivere con il problema dei cattivi odori. Questi miasmi ci accompagnano nei vari momenti della giornata. Ci sveglia al mattino, fa colazione con noi, ci accompagna al lavoro e ci attende al rientro. Ci sveglia anche nel cuore della notte, ci fa correre a chiudere le finestre. Quest'odore fa bruciare la gola, lacrimare gli occhi e provoca nausea. Nel Consiglio Comunale aperto, il sindaco Alessandro Ghinelli e con lui la giunta hanno deciso di non rispondere direttamente ai cittadini che hanno preso parola in tutto 16, ma di leggere un comunicato scritto dagli avvocati dell'ente. Il motivo è stata la presentazione di un esposto alla Procura della Repubblica di circa una settimana fa. Non sono mancati momenti di tensione. L'odore dell'aria in uscita dai biofiltri deve essere inferiore a un determinato limite. Nel nostro caso 300 unità odorimetriche, uno dei limiti più restrittivi che potesse essere dato. Pagliaccio lo dice a qualcun altro! Più volte è venuto fuori dai vari interventi la possibile responsabilità del termovalorizzatore di Sanzeno, in particolare per la gestione dei rifiuti organici. L'amministrazione comunale ha ricordato di aver avviato un'indagine olfattometrica, ma afferma Ghinelli l'impianto di AISA potrebbe non essere l'unica fonte. Per questo motivo l'amministrazione comunale, come previsto dal decreto del Ministero dell'Ambiente, del 28 giugno, ha commissionato ad un'azienda specializzata uno studio olfattometrico di cui si è già parlato, che possa condurre alla individuazione della o delle fonti di cattivo odore, tenendo conto anche delle localizzazioni. Il Consiglio Comunale era stato richiesto dai gruppi di minoranza alle 18 circa, però in aula i consiglieri presenti erano solo 4, poi sono diventati 8, ma solo dopo una mezz'ora circa. Fortemente contestata la decisione del sindaco di non rispondere ai cittadini. Non è mica resa maestà, sindaco, presenta gli esposti, è normale, è il garante della salute pubblica di una città e dei cittadini che vedono messa la propria salute fanno un esposto alla Procura della Repubblica. Lei si deve occupare del puzzo di Arezzo, perché lei è garante della salute pubblica di questa città. Sulla vicenda sarebbero in arrivo altri esposti. Sì, ci sono altri esposti in preparazione da parte di altri cittadini, abbiamo saputo, seguiti da altri avvocati, quindi ora non so di preciso quando lo presenteranno, ma lo stanno preparando. E noi stiamo raccogliendo altre firme per fare un'integrazione di firme. Abbiamo notato che dopo che i cittadini hanno saputo dell'esposto, in molti ci hanno contattato per partecipare. Purtroppo molti hanno paura invece di firmare, temono ritorsioni, insomma, speriamo che non siamo in una situazione del genere.